la palla alla Pappone, Tavernelli, blocco di Annuzzi, Tavernelli ancora lui, 10 secondi per tirare, 8, 7, Conger contro Rezzano, perde la palla, Rezzano gliela coppia, la tiene Rezzano, palla alla Viola, Rush deve superare a campo la Viola, ce la fa, veloce, tira da 3, perso la voce, ma sul meno 17 avevo detto che io ci credevo, questa squadra ha un gran cuore, grande via, non ce la faccio a parlare, ho perso la voce. Ragazzi, una vittoria incredibile, Mario, grandi emozioni al centro Viola, cosa ha fatto Michael Deloach? Una vittoria incredibile, ho usato davvero la parola esatta, Deloach l'abbiamo chiesto, l'abbiamo cercato per tutta la partita. Negli ultimi 3 minuti, anzi nell'ultimo quarto, si è caricato la squadra sulle spalle, ha aumentato il ritmo, ha trovato i canestri necessari, è stato aiutato anche dagli altri compagni, ricordiamo le triple di Rossi e di Casini. Ce l'abbiamo per fare il microfono, il protagonista di questa gara. Michael, your impression? It's a wonderful game, but I'm not impressed. We went down too much. It's a long season, only one win. We gotta handle business for the rest of the season. State tranquilli, imparerà a parlare italiano. Complimenti, congratulations Michael. Thank you. Una triple incredibile. Michael Deloach ci ha raccontato tutte le sue emozioni. È stata una mattina straordinaria anche per lui, a un certo punto non ci credeva. E poi un canestro fantastico. Ricordiamo tra l'altro una situazione, perché ovviamente non ha potuto vedere la partita, ma ti viene difficile anche raccontarla a 3 secondi dalla fine. La Viola stava rischiando di perdere palla. Anche perché forse non si erano accorti di quanto pochi fossero i secondi a disposizione, e Deloach da circa 8-9 metri è riuscito a impattare questo tiro davvero incredibile, restituendo alla Viola il meritato sorriso che era andato via via svanendo dopo un ottimo primo quarto, 81-79 contro una formazione davvero molto molto interessante questa qua, e serviva anche perché la Viola ha giocato questa gara in condizioni logistiche, in condizioni tecniche davvero difficili, l'assenza di due giocatori comunque che rappresentano delle buone rotazioni come Sfera e come De Leo, e poi costretto ancora una volta a giocare dentro la propria palestra. Ricordiamo che nonostante gli oltre 600 spettatori, la Viola meritava in questa occasione il palcoscenico del Palacalafiore, e speriamo che i commissari e anche i dirigenti del comune facciano finalmente il loro lavoro. Lo speriamo, arriva anche Marco Mannato, il capitano di questa Viola, una prestazione incredibile. Io vorrei rubare per un attimo Marco Mannato. Marco, un'emozione unica. Abbiamo avuto culo. Abbiamo avuto culo perché il canestro all'ultimo secondo è aver culo. Vuol dire anche voglia di vincere davanti a questo pubblico. Però abbiamo veramente culo. Complimenti al capitano Marco Mannato, cifre strepitose, probabilmente il tuo massimo in canotta di una Reggio Calabria. Ma è merito di tutti la vittoria. Questa giornata si è toccata a me, la scorsa si è toccata a Rush.
siamo un ottimo gruppo, c'è comandato da un ottimo allenatore, c'è con i suoi dirigenti. Oggi abbiamo già dimostrato, c'è che non si molla mai, e la partita che abbiamo fatto a Treviso dice c'è che ci siamo e che siamo una squadra da battere. Sotto di 20 a inizio quarto quarto, cosa hai pensato? Ah, o affondi del tutto o vinci, non c'è una via di mezzo. Sta tutto nella difesa, abbiamo cominciato a difendere e alla fine Mo ha tirato fuori, c'è quel canestro. Culo sì, però anche voglia di vincere. Complimenti. Grazie. Questo era Marco Ammannato, capitano della Viola del Gio Calabria. È stato veramente tutto bellissimo, una vittoria incredibile, la Viola del Gio Calabria a lieto fine. Io ringrazio tutti, ringrazio Mario Vedere per il commento tecnico, Gioacchino Granata, il DJ da Miami, Daniele Tavella. È stata una favola sportiva incredibile, vince la Viola del Gio Calabria 81-79. Saluto tutti, ringrazio, sono Giovanni Mafici, alla prossima con la Viola Reggio Calabria. Giovedì ricordiamo appuntamento con Recanati.